realizzare questo lavoro, la copertura di un nuovo in polistirolo con la tecnica dell'amigurumi, che però deve tener conto di una base che già esiste. Quindi dobbiamo acquisire la tecnica dell'aumento e della diminuzione del lavoro, e in più dobbiamo vedere come fare per non lasciare i segni della lavorazione sulla superficie. Vado a spiegarvi tutto questo nel corso del video, che spero sarà di vostro gradimento. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così restate sempre aggiornati sui miei prossimi video. Grazie, ciao. Oggi cominciamo a vedere come fare per rivestire un oggetto, come fare, cioè per seguirne le forme e le dimensioni lavorando con l'uncinetto. Io ho preso queste uova di polistirolo, proveremo insieme a rivestirle così come ho già fatto con questo uovo che ho preparato per dimostrazione e per prova. Voglio farvi notare alcune particolarità, alcune criticità di questo uovo ricoperto. Io ho lavorato in un'unica soluzione, ho cominciato dal basso, sono andata verso l'alto, arrivata nella parte più ampia della circonferenza, ho inserito l'uovo di polistirolo dentro al lavoro ed ho continuato inglobando l'uovo dentro al lavoro, quindi ho lavorato con la presenza dell'uovo di polistirolo che ingombra e chiaramente dà un po' impiccio al lavoro. Ho fatto anche un'altra cosa, ho chiuso tutti i giri, però questo mi ha provocato la famosa cicatrice della chiusura dei giri, che non mi piace. Altra cosa che non mi piace è il cambio di grana del lavoro rispetto al lavoro fatto senza l'uovo e alla grana del lavoro fatto con l'uovo. Dunque, mi sono posta questo problema e spero di aver risolto il dilemma. Come? Ho pensato di lavorare questa volta insieme a voi non in unica soluzione, ma in due parti. Quindi la prima parte dal basso fino alla parte centrale più ampia dell'uovo, la seconda parte separatamente dalla cima più stretta e andando giù verso il centro. Ovviamente in questo punto dovremo trovarci con lo stesso numero di punti in entrambe le parti dell'uovo. Quando saremo arrivati ad avere questa situazione, potremo cucire le due parti inglobando anche l'uovo di polistirolo. Ritengo che così verrà un lavoro più omogeneo e per evitare il segno della chiusura del giro lavoreremo in cerchi concentrici. Io utilizzerò questo filo di scozia che è un numero 5 che ho preso in vari colori. È la manda numero 5 della Tessiland. Io ho preso questi tre colori, uno, questo è il verdino, questo invece, vediamo perché io tolgo le etichette per evitare che vadano perdute e le inserisco dentro al gomitolo. Questo colore invece è grigio perla, questo invece, molto bello, un colore molto deciso, è color petrolio.
Ora comincerò a lavorare con il petrolio e vediamo come procedere per coprire il nostro uovo. Le dimensioni dell'uovo che andiamo a realizzare sono queste: 20 cm la circonferenza massima, 19 la circonferenza media, intermedia, e 15 quella minima. L'altezza dell'uovo è 12 cm, ma voi con le indicazioni che vi darò, anche se l'uovo ha delle dimensioni diverse, riuscirete comunque a fare un buon lavoro seguendo tutti i consigli che io vado a darvi. Cominciamo con il cerchio magico. Se non sapete come si fa, ve lo mostro io adesso. Facciamo un giro intorno alle due dita con il filato, incrociandolo così sull'indice. Inseriamo da sotto l'uncinetto nel cerchio che abbiamo creato. E recuperando il filo chiudiamo la prima catenella, che non è un punto. Realizziamo dentro a questo cerchio 6 punti bassi. A questo punto prendiamo la codina e la tiriamo. Vedete, si chiude il cerchio, per questo si dice magico, perché a questo punto si chiude e crea quindi la solina, quella che ci serviva come base. Abbiamo chiuso il nostro cerchio. In questo caso noi andiamo a chiudere il giro, perché è il primo e dobbiamo dargli una forma. Quindi ci posizioniamo nel primo punto e tiriamo fuori il filato, chiudiamo con una maglia bassissima. I primi 6 punti sono fatti. Ora facciamo la catenella, cominciamo il secondo giro che vedrà raddoppiare i nostri punti, quindi lavoreremo 2 punti bassi in ogni punto che abbiamo nel nostro primo giro. Da questo punto in poi i giri non verranno più chiusi, però dobbiamo segnare dove inizia e dove finisce il giro. Ci dobbiamo quindi premunire con un marcatore. Quindi 2 punti per ogni punto, così. Fatti 12 punti bassi del secondo giro, io ho preparato una spilletta perché il marcatore per il lavoro, per come è piccolo e stretto, penso avrei avuto difficoltà a farle entrare. Come proseguiamo senza chiudere il giro? Quindi questi sono i 12 punti bassi. Qui abbiamo il primo dei 12. Entriamo con l'uncinetto, recuperiamo il filo, tiriamo bene, aggiustiamo la tensione e facciamo direttamente il primo punto basso del giro successivo. Qui inseriamo la spilletta. Ecco, abbiamo chiuso la spilletta e qui comincia il nuovo giro. Ora dobbiamo proseguire. Da 12 punti ne dobbiamo avere 18 sul giro. Il primo lo abbiamo realizzato, secondo fare 2 punti bassi e li facciamo. Poi un punto basso da solo. Sul punto accanto 2, quindi 1 e 2, poi un punto basso sul successivo 2, qui. Tenete conto che qui lavoriamo sul dritto del lavoro, quindi 1 e 2. Queste sono le regole del cerchio magico.
Quindi ogni volta che vi verrà chiesto di fare, di lavorare in tondo, queste sono le regole per gli aumenti. Si fanno 6 aumenti per ogni giro, sparsi nel giro. Quindi 1 e 2. Abbiamo fatto i 18 punti. Nel giro successivo dovremo realizzarne 18 più 6, quindi 24. Qui la nostra spilletta ci indica che questo è il primo punto del giro successivo, quindi la togliamo. E senza fare altri punti, cominciamo a realizzare il primo punto basso del nuovo giro. Qui mettiamo la nostra spilla. Questo è il primo punto basso del nuovo giro. Il nuovo giro, per arrivare ad avere 24 punti, dovrà essere realizzato così. Quindi 2 punti bassi consecutivi e un aumento nel terzo, quindi 1 e 2. Dunque facciamo 2 punti bassi e un aumento. Punti bassi. Ed un aumento fino ad arrivare alla spilletta. Quindi 1 e 2 e un aumento qui. Due punti bassi. 1 2 consecutivi. Nel terzo facciamo l'aumento, quindi 1 e 2. 2 punti bassi e nell'ultimo punto 2 punti insieme per l'aumento. Ecco che abbiamo realizzato il nostro quarto giro con 24 punti, quindi 6, 12, 18, 24. Proseguiamo così a fare gli aumenti in questo modo, quindi un aumento, il prossimo giro sarà un aumento ogni 3, poi un aumento ogni 4, un aumento ogni 5, fino ad arrivare alla prima misurazione. Quindi faremo la prima misurazione a 19 centimetri, ma continueremo ad aumentare per allargarci su tutta la base. Ho fatto qualche altro giro, sono arrivata ad avere 48 punti 48 punti totali nell'ottavo giro e ho totalizzato un diametro di 5 centimetri. Un diametro di 5 centimetri equivale ad una circonferenza di circa 14, 15,7 centimetri, perché basta moltiplicare il diametro per il numero fisso 3,14 e otteniamo la circonferenza. Poggiando il nostro lavoro sull'uovo, quindi noi stiamo lavorando la base inferiore, appoggiandola ci rendiamo conto benissimo che se dovessimo continuare ad aumentare, la superficie del lavoro si allontanerebbe
dalla superficie dell'uovo. E quindi noi questo effetto non lo vogliamo, noi vogliamo rimanere aderenti all'uovo. Quindi cosa dobbiamo fare? Io ho valutato che per i prossimi 2 giri non farò aumenti, quindi il lavoro tenderà a risalire e seguirà la forma dell'uovo. Ho proseguito nel mio lavoro e come vedete ho realizzato anche la parte superiore, ma nessun timore perché io comunque vi indicherò tutte le modalità. Vi basterà seguire le istruzioni che vi ho dato per la parte inferiore dell'uovo. La parte superiore chiaramente ha un andamento diverso degli aumenti perché ovviamente parte da un punto di inizio più stretto e si allarga più rapidamente. Vi dico tutti gli aumenti che ho fatto e in quale giro li ho fatti. Comunque giù nella descrizione vi indico giro per giro il numero di punti che dovete realizzare. Si arriva qui nella parte centrale con il massimo di punti che è il numero 54. Questo per ottenere questo uovo in queste dimensioni, con questo filato e con l'uncinetto che ho io. Ovviamente vi basterà seguire le mie indicazioni per fare l'uovo in qualsiasi dimensione voi l'abbiate, quindi più grande, più piccolo, non ci sarà timore perché vi basterà seguire le istruzioni che vi do, fino ad arrivare a questo punto in cui i due lembi si toccano. Io ho deciso di cucire le due parti ad ago, però vi voglio mostrare una particolarità. Noi abbiamo lavorato in cerchi concentrici, quindi arriviamo alla fine, tolgo la spilla che non serve più perché ormai abbiamo finito il nostro lavoro concentrico e vedete qui con l'ultimo punto si forma una scaletta. E noi questa scaletta non la vogliamo, quindi dobbiamo vedere come fare per evitarlo. Dunque, cosa faccio io? Sfilo l'ultimo punto e invece di realizzare un punto basso, vado a realizzare un punto bassissimo. Annullo così la scaletta e appiattisco, ne faccio un altro in modo da non avere nessun tipo di dislivello tra l'inizio e la fine del lavoro. Faccio la stessa cosa sulla prima parte, quindi tolgo il marcatore, sfilo l'ultimo punto e realizzo 2 maglie bassissime. Vedete che si appiattisce proprio il lavoro, non c'è più la scaletta, si rende proprio piatto. Ora io vado a tagliare il filato e vi mostro come fare per cucire queste due parti. Allora, io ho tagliato il filo dal momento in cui abbiamo finito. Ho dunque fermato il filo, ho lasciato uno dei due colori con un capo molto lungo e ho messo l'ago. L'altro capo lo nascondo dentro l'uovo. Dunque andiamo ad inserire la parte superiore nell'uovo, accertandoci che che non restino aree vuote tra l'uovo e il nostro lavoro. Poi inserisco l'altra parte, faccio in modo che si avvicinino bene l'una con l'altra e prendo l'ago, che ovviamente è legato a uno dei due lembi. Ora noi sappiamo di avere lo stesso numero di punti, quindi ci basterà entrare
nel punto superiore del lembo della parte superiore del nostro uovo ed infilare l'ago nel punto corrispondente giù. E tiriamo per bene in modo da far avvicinare i due lembi. Quindi proseguiamo, entriamo nel punto superiore ed usciamo nel corrispondente punto che è giù, tirando per bene. Quindi punto per punto, avendo lo stesso numero di punti andiamo tranquilli. Facciamo in modo che si avvicinino il più possibile in modo da non temere di ritrovarci con l'uovo in polistirolo visibile. Ecco, tiriamo e proseguiamo così per tutti e 54 i punti. Vedete, non si vede il punto di cucitura e sembra lavorato in un'unica soluzione. Ecco, ho finito di cucire le due parti dell'uovo ed ho ottenuto un risultato molto soddisfacente perché avendo lavorato in cerchi concentrici non c'è il segno della chiusura del giro e avendo avuto cura alla fine dei nostri giri di proseguire appunto bassissimo per due punti, non abbiamo neanche la scaletta di fine giro. Ecco quindi che su tutta la circonferenza dell'uovo non c'è alcun segno. La cucitura è invisibile, il filo con l'ago l'ho passato tra l'uovo di polistirolo e il nostro lavoro, dunque abbiamo una base perfetta per poter poi proseguire con la decorazione. Io penso che farò dei fiorellini colorati che cucirò qui sulla superficie. Potete anche decorarlo con delle orecchie da coniglio, gli occhi e i piedini e dunque potete sbizzarrirvi una volta che avete acquisito la tecnica per coprire una superficie con il lavoro all'uncinetto, potete sbizzarrirvi a realizzare qualsiasi oggetto. Spero che questo lavoro vi sia piaciuto e che vogliate iscrivervi al canale e attivare la campanella e lasciarmi un like. Se avete desiderio di qualche altro lavoro, lasciatemi un messaggio giù nei commenti. Grazie.